Le azioni di risarcimento prevedono un duplice presupposto, cioè bisogna prima di tutto chi agisce deve dimostrare che c'è il diritto al risarcimento, quello che giuridicamente si chiama l'AN, il se del risarcimento, se il risarcimento è dovuto. Dopodiché si può iniziare a parlare del quantum, cioè proprio dell'entità risarcitoria, di quanto deve versare il responsabile. Sotto il profilo processuale, trattandosi di un'azione civile esercitata in sede penale, si punta principalmente come primo obiettivo all'affermazione della responsabilità penale degli imputati e quindi all'affermazione dell'esistenza del diritto al risarcimento. Il quantum è una questione che solitamente viene affrontata in un secondo momento, successivamente in sede civile. Per adesso ho sentito solidarietà da parte di amici, conoscenti, colleghi di lavoro, tutte risposte sicuramente positive. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. Questo naturalmente presuppone che vi sia l'inerzia del comune o della provincia, perché se il comune si fosse costituito come a più riprese era stato chiesto, come il motivo per cui si erano raccolte le firme, tutto quello che era stato fatto, noi non saremmo qua oggi. Noi ci siamo perché il comune è stato latitante. All'indomani dalla decisione del comune di Tavagnoli, con la decisione dell'altro giorno di accettare un singolo cittadino come parte civile al posto del comune di Cremona, si è sancito l'ultimo grave errore di sottovalutazione dell'amministrazione Perri, che si vede oggi di fatto esautorata da un singolo della tutela dell'intera collettività. La nostra linea è rimasta sempre quella, cioè di non comprensione, di richiesta, di spiegazioni al sindaco di Cremona sul perché si è deciso di non costituirsi parte civile. Credo sia un caso molto particolare questo di Cremona, se non altro perché diciamo che la classe politica, la classe dirigente di questa città è sempre stata tenuta al corrente di quello che accadeva. Ha cercato sempre di sminuire la gravità dei fatti e in questo ha avuto una grossa mano da parte delle istituzioni nazionali, nel senso che la particolarità della Tamoil è dovuta al fatto che dietro la Tamoil c'è uno Stato straniero, che tutt'oggi è uno Stato totalitario, in cui non c'è democrazia, Stato di diritto, giustizia, legalità, Corte dei Conti. Ho seguito la vicenda dall'inizio e l'ho portata fino alla fine, ho delle mie convinzioni, poi ti dico sei ben volentieri, io spero che sia un consiglio comunale, che non sia un processo, ma sia una discussione aperta, che sarà anche magari a contratti forti, ma che perlomeno esca tutta quella che è stata la storia che della Tamoi in questi ultimi anni, fino ad arrivare alla vostra presa di posizione del fatto che uno dei comuni, un cittadino si sia portato avanti, si è diventato parte civile all'interno di questo, che si siano presentati alle gambienti, che si siano presentati alcuni dei residenti, di chi frequenta l'abisolati. Il tema è che noi troviamo che i gravi problemi della città siano in carico al sindaco, non alle persone che lui ha delegato, per cui prendersela con l'assessore Bordi legittimo assolutamente, ma non ciò che noi chiediamo. Noi chiediamo spiegazioni al sindaco, che fino a prova contraria è anche il nostro sindaco, anche se non l'abbiamo votato, sul perché si tralasciano così i diritti dei cittadini. Purtroppo io penso che Cremona abbia perso l'occasione di farsi risarcire, nel senso che c'è stato il momento in cui questo era possibile, quando è caduto Gheddafi.